Del ciclo di webinar La sicurezza informatica nella pubblica amministrazione. Vi do il benvenuto, vi siete iscritti in tanti, in 860 quasi, e vedo che state entrando rapidamente, quindi vi do il tempo di collegarvi e vi ricordo che questa è un'iniziativa che Formez realizza insieme ad Agid all'interno del progetto Iniziative di informazione e formazione per la transizione digitale. In particolare, questa attività ricade nell'ambito della linea 1 del progetto che riguarda la gestione per la transizione digitale. Allora, vedo che appunto state aumentando. Vi ricordo che naturalmente il problema della sicurezza informatica, come sapete bene perché vi siete iscritti a questo ciclo, è un problema assolutamente attuale, assolutamente dirimente per la PA, anche appunto a fronte degli ultimi episodi e delle minacce che diventano sempre più incombenti rispetto appunto a quello che è la minaccia cibernetica, la minaccia dei nostri siti web e delle nostre, diciamo, applicazioni che sono online e che spesso servono appunto per offrire servizi ai cittadini. Allora, io vi ricordo il programma di oggi con i nostri esperti che ci aiuteranno proprio invece a capire quali sono gli strumenti e i modi per cui questa minaccia può essere in qualche modo prevista e anche, diciamo, tenuta a bada. In particolare, vi ricordo che questo ciclo di webinar intanto si tiene sempre il giovedì pomeriggio, sempre dalle 14:30 alle 16:30. Oggi è il primo e i webinar sono quattro. Per chi vorrà seguirli tutti, saranno tutti giovedì fino al 2 dicembre. E vi ricordo che appunto i nostri esperti sono esperti sostanzialmente di Agid, con cui abbiamo già svolto le altre due edizioni, che erano edizioni corsi pilota, cioè riservati a una platea meno ampia e più selezionata di partecipanti, che ci ha dato anche delle indicazioni per capire come potevamo meglio sviluppare e approfondire e centrare sulle esigenze delle amministrazioni questo tema. Quindi vi ricordo il programma di oggi. Il programma di oggi prevede appunto l'inizio con Giovanni Amato che ci parla delle tipologie di attacchi informatici verso la PA e prevede delle domande, che voi facciate delle domande, siete abituati a porle in chat, poi sapete che noi le riprendiamo e le poniamo agli esperti alla fine della loro esposizione. Ci sarà poi una seconda parte in cui Dario Bassi di Agid ci parlerà della vulnerabilità software. Allora, Dario Bassi sostituisce Luca Lusini, che era previsto per il webinar di oggi, ma che non perdiamo perché lo recuperiamo al webinar della prossima volta, quello del 18 novembre. Ricordo a tutti, lo dico adesso perché poi è una domanda che ci fate frequentemente, che l'attestato non è quello che rilascia eventi PA per questo ciclo di webinar, quindi non dovete scaricarlo da Eventipa come siete abituati a fare per il singolo webinar, ma vi verrà inviato alla fine se avrete partecipato almeno a tre webinar su quattro e vi verrà inviato direttamente sulla vostra mail, sulla mail che avete indicato sul profilo di Eventi. Allora, io lascerei la parola, vi porto i saluti di Rosa Maria Barrese che non ha potuto partecipare a questa presentazione, ma che come sapete, appunto insieme a me, gestisce queste iniziative e diciamo, è sempre presente in back, però anche se non appare perché diciamo, ha contemporaneamente altri impegni. Vi lascio la parola a Giovanni Amato, a cui chiedo di collegarsi con la webcam e il microfono per vedere se lo sentiamo. Eccomi, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Benissimo, allora io sparisco e vi lascio alle tipologie di attacchi. Buon pomeriggio a tutti. Allora, sono Gianni Amato, lavoro al CERT Agid,
il CERT di Agid, che si occupa di analizzare, individuare le minacce per la pubblica amministrazione. E oggi parleremo appunto delle tipologie di attacchi informatici verso la pubblica amministrazione, perché come ben sapete la pubblica amministrazione, così come insomma i privati, sono vittime di attacchi informatici, di diverse tipologie di attacchi informatici. Quello che vedremo oggi riguardano le minacce più comuni verso la pubblica amministrazione, ma non ci soffermiamo semplicemente alle minacce, ma vediamo anche cosa c'è dietro, cioè il perché la pubblica amministrazione è vittima degli attacchi informatici, cosa succede in questo ambito, soprattutto cosa succede dietro le quinte. Di solito sono informazioni che rileviamo, che analizziamo, sulle quali appunto studiamo per capire esattamente come si muovono i criminali, qual è il loro scopo e perché hanno scelto quella specifica pubblica amministrazione come vittima, come bersaglio, come target delle loro azioni. Chiaramente poi il collega Dario Basti si occuperà di approfondire l'argomento riguardando le vulnerabilità dei software, argomento che comunque anticiperemo anche adesso in determinate circostanze. E allora, iniziamo a capire innanzitutto cosa sono gli attacchi informatici. Sono delle attività ostili nei confronti di una componente informatica, qualunque essa sia, e solitamente sono compiute sfruttando appunto le debolezze della componente umana. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che un po' tutti, in tutte le strutture, sono presenti diversi gruppi. Ci sarà il gruppo che si occupa della parte della segreteria, il gruppo che si occupa della parte amministrativa di altre cose, altri gruppi che si occupano di altra roba ancora, quindi è chiaro che non tutti sono allineati verso la sicurezza informatica, non tutti sono preparati ad affrontare, a conoscere e ad affrontare queste minacce. Quindi una dei cavilli su cui si appigliano appunto i criminali sono le debolezze della componente umana. E di questa cosa vedremo un po' più in dettaglio anche dopo. Ma il motivo, la cosa che viene da chiedersi è perché, per quale motivo la pubblica amministrazione? Come dicevo prima, la pubblica amministrazione non è immune agli attacchi informatici, ma soprattutto il fatto che tratta informazioni particolari, informazioni complesse. In questo caso comunque fa gola, è normale che faccia gola ai criminali. Quindi diciamo che le tipologie di informazioni trattate è una delle cose principali. Chiaramente un altro motivo è la complessa e dispersiva infrastruttura informatica ed organizzativa. Come dicevamo prima, organizzativa dal punto di vista appunto di come è strutturata la pubblica amministrazione, dei vari gruppi, che non tutti chiaramente sono allineati verso la sicurezza informatica. E il discorso invece della complessa infrastruttura riguarda il fatto che spesso non si ha contezza, non si ha consapevolezza di cosa, su cosa si sta lavorando, in che senso? In consapevolezza degli asset. Vediamo qui alcuni punti. Gli asset esposti. Quanti sono esattamente? Che cosa esponiamo? Se io sono un amministratore di una pubblica amministrazione, mettiamo il caso che io sono la persona che si occupa della sicurezza informatica di quella pubblica amministrazione, per me è fondamentale conoscere tutti gli asset che sono esposti. È vero che di solito quando viene fatto il passaggio di consegna queste informazioni vengono trasmesse, ma è anche vero che tante volte si disperdono, tante volte ci sono dei servizi che vengono esposti in fase di test e tante volte questi servizi esposti in fase di test nel momento in cui c'è il passaggio di consegna, non essendo un servizio in produzione, magari viene dimenticato. E purtroppo succede tantissime volte che questi servizi restano online. E l'amministrazione non ne sa assolutamente nulla, ma chiaramente i criminali nel momento in cui vanno a fare delle scansioni specifiche riescono a rilevare queste macchine e da queste macchine riescono ad accedere chiaramente al resto dell'infrastruttura. È quello che accade quotidianamente. Voglio precisare una cosa, già detto prima, la pubblica amministrazione è vittima tanto quanto le organizzazioni private, non cambia nulla da questo punto di vista assolutamente. Quindi parlando della pubblica amministrazione in questo caso è come se stessi parlando anche delle organizzazioni private.
è la stessa identica cosa. Gli ambienti di test vengono dimenticati, quindi esposti soprattutto senza alcuna protezione, perché nel momento in cui devo mettere in produzione il servizio, è chiaro che inizio, ma lo vedete meglio col collega Bassi, questa parte qua, inizio con gli ambienti di test, quindi a fare i miei test prima di ufficializzare la pubblicazione di quel servizio. Nel momento in cui poi il test è concluso, nella maggior parte dei casi questi ambienti di test non vengono dismessi, vengono lasciati lì, mentre viene messo in produzione il servizio reale, magari sotto un altro dominio, sotto un altro nome, ma la macchina, le macchine solitamente sono sempre quelle dell'organizzazione, sono sempre quelle della pubblica amministrazione. Quindi anche se l'ambiente in esercizio è ben protetto, rimane il problema dell'ambiente di test che resta ugualmente sprotetto, perché essendo un ambiente di test non c'è bisogno che chiaramente andiamo a proteggerlo da particolari attacchi, perché ci aspettiamo che comunque lo conosciamo solo noi e quindi lo stiamo utilizzando solo noi. Ma il problema è che quando abbiamo finito non lo dismettiamo, quindi non dismettendolo rimane esposto. Il problema, come dicevo prima, l'altro problema sono il passaggio di consegne, le commesse. Commesse scadute, c'è un problema, ok, possiamo risolvere questo problema? Purtroppo no, tante volte non possiamo risolverlo perché? Perché questo software, questa applicazione è stata sviluppata dalla società X che aveva una commessa con noi, la commessa è scaduta, non si può fare niente, quindi restiamo lì con le vulnerabilità esposte e senza poterle sanare in tempo reale. Questo è più un problema particolare della pubblica amministrazione. Come dicevo, abbiamo numerosi uffici e non tutti adeguatamente preparati verso la sicurezza informatica. Vediamo un po' qual è la panoramica delle minacce. Allora, con che cosa abbiamo a che fare? Malware, chiaramente, software malevolo, malware che girano in continuazione. Sicuramente avrete sentito parlare sia dai media che un po' ovunque su internet dei ransomware. Adesso affronteremo anche questo discorso. Ma come arrivano questi malware? Come fanno ad arrivare da noi? Chiaramente arrivano sfruttando o delle vulnerabilità, quindi vengono inoculate, oppure sfruttando il classico phishing, di cui tutti oggi purtroppo siamo vittime, nel senso che le riceviamo quotidianamente, poi c'è chi è più bravo a schivarle e a capire chiaramente che si tratta di una truffa, che si tratta di un inganno e chi invece purtroppo ci cade. È anche vero che ultimamente sono fatte così bene che è veramente difficile riuscire a riconoscere se effettivamente si tratta di un'email reale oppure un'email di phishing. Altre cose con cui abbiamo a che fare sono gli attacchi web che sfruttano vulnerabilità già note. Come dicevamo prima, nel momento in cui una macchina è esposta ed è vulnerabile, è chiaro che gli attaccanti ne approfittano per sfruttare la vulnerabilità. Questo è dovuto principalmente al fatto che nella maggior parte dei casi pubblichiamo dei servizi, li mettiamo online e siamo convinti che finché non moriamo, non ci sarà nessun problema perché andava bene nel momento in cui l'abbiamo pubblicato. Invece questo non è vero, poiché già poco dopo averlo pubblicato potrebbero uscire delle vulnerabilità che potrebbero mettere a rischio la nostra applicazione e quindi l'erogazione del servizio potrebbe venir meno e a quel punto potremmo avere delle complicazioni. Mi sono sparite le slide, non so cosa è successo. Attendo un attimo che me li restituiscono. Stanno per arrivare. Eccoli qua. E allora, eravamo arrivati qui. Attacchi di DDoS. Gli attacchi di DDoS sono attacchi fatti per negare un servizio. Denial of service. In questo caso DDoS sono gli attacchi distribuiti, ovvero sfruttano più macchine per inibire l'erogazione di un servizio. Quindi se noi stiamo erogando un servizio come pubblica amministrazione verso i cittadini e
dall'altra parte c'è qualcuno che ci attacca con un attacco di tipo DDoS, in questo caso fa in modo che l'amministrazione non possa erogare quella tipologia di servizio verso i cittadini, creando appunto un disservizio. Dopo vediamo anche quali sono i motivi per cui vengono sferrate queste tipologie di attacchi. Chiaramente, nella maggior parte dei casi, il motivo principale è sempre, quasi sempre, economico, quindi monetizzare. Monetizzare come? E filtrando le informazioni, ad esempio attraverso i malware, attraverso le campagne di phishing, quindi informazioni che riguardano i database per capire chiaramente quali sono quelle informazioni che tuteliamo, che teniamo riservate, e sono informazioni solitamente dei cittadini. Quali sono le credenziali? In altri casi lo scopo è quello di sottrarre carte di credito. Dipende dalla tipologia dei criminali. Diciamo, motivazione potrebbe essere quella di estorcere appunto denaro, come nel caso dei ransomware, ad esempio, negli attacchi di DDoS o dei data breach. Quindi nei ransomware mi chiedono il riscatto per poter riavere i miei dati, per liberare i miei dati, perché con gli attacchi ransomware i dati, le informazioni vengono cifrate. Con gli attacchi di DDoS mi neghi un servizio, quindi mi minacci di pagare un riscatto al fine di porre fine a questa tipologia di attacco. Oppure la pubblicazione dei data breach, mi minacci che se non paghi quella somma, magari quelle informazioni vengono pubblicate online o rivendute a chissà chi. Le botnet è un altro discorso. Le macchine nostre che vengono compromesse, un altro scopo è quello di monetizzare rivendendole. Quindi loro compromettono alcune macchine della pubblica amministrazione, quindi noi, i dipendenti della pubblica amministrazione magari sono inconsapevoli del fatto che queste macchine siano state effettivamente compromesse, quindi continuano a svolgere il loro lavoro tranquillamente. Nel frattempo, c'è qualcun altro che li controlla in qualche modo e può fargli fare quello che vuole. C'è un mercato vero e proprio che riguarda le botnet, quindi le macchine zombie, queste macchine che sono state compromesse, e queste macchine vengono rivendute a pacchetti. Io ho N macchine compromesse, se ti servono mi dai X soldi e te le rivendo. Attraverso queste macchine poi possono essere sfruttate ulteriormente per sferrare altre tipologie di attacchi. Ma vedremo adesso un po' nel dettaglio ancora le cose come funzionano. Chi sono gli attori? Allora, partiamo dalle vittime. Le vittime possono essere scelte o casuali, quindi una pubblica amministrazione può essere presa di mira o perché è cascata nella rete delle macchine che sono state rilevate online da una scansione e quindi risultano essere vulnerabili. A quel punto non sono delle vittime scelte, ma sono semplicemente delle vittime ottenute da un'analisi preventiva da parte dei criminali che hanno individuato queste macchine e quindi dice ok, qua ci sono macchine, le attacco e quindi cerco di acquisirle in qualche modo. Poi dopo vedranno quello che se ne faranno. Oppure potrebbero essere scelte, nel senso c'è un motivo ben preciso, magari qualcuno ben motivato spinge qualcun altro, spinge dei criminali a compiere determinate azioni. Quindi scelte o casuale, se il target è mirato, c'è una categoria ben specifica, quindi l'obiettivo in quel caso è quella pubblica amministrazione specifica, oppure potrebbe essere semplicemente che quella pubblica amministrazione è rimasta vittima di un attacco massivo. Quindi succedono entrambi i casi. Le vittime sono sistemi esposti e vulnerabili, l'abbiamo detto prima. Purtroppo avendo macchine esposte e vulnerabili di cui tante volte non ne abbiamo assolutamente la più pallida idea, né dell'esistenza di quelle macchine online, oppure non sappiamo che quella macchina che conosciamo e sappiamo essere online non è invece, cioè risulta invece essere vulnerabile a determinate tipologie di attacchi, perché magari è venuta fuori una vulnerabilità di cui tutto il mondo ha parlato, però noi non ne sappiamo nulla. Succede anche questo purtroppo. Altre vittime sono il personale non adeguatamente preparato, vittime di phishing, smishing. Smishing sarebbero il phishing che oggi veicola attraverso SMS, attraverso i dispositivi mobile. A questo punto chiaramente vi chiederete che c'entra la pubblica amministrazione col dispositivo mobile. Ma se ci pensate bene,
La pubblica amministrazione oggi fornisce dispositivi mobile, fornisce i telefonini ai propri dipendenti. E il dipendente cosa ci fa sul telefonino? Chiaramente lo usa per lavoro, lo usa per configurare la posta elettronica. E nel momento in cui i criminali hanno preso possesso del nostro dispositivo e hanno accesso alla posta elettronica, a quel punto hanno tutto in mano. È come se avessero avuto accesso alla posta elettronica attraverso il web. Quindi sulla posta elettronica sapete bene che abbiamo le informazioni più riservate, le informazioni più importanti, soprattutto se si tratta a livello lavorativo, quindi risulta essere un grande problema oggi. Altri interessi possono essere, altre vittime sono gli eventi di interesse nazionali, come ad esempio i Click Day. Qualcuno, qualche paese ostile magari, potrebbe avere interesse a far sì che quel Click Day non vada in porto. E allora quel poi abbiamo avuto casi reali in cui i click day hanno avuto problemi ad essere erogati, perché c'erano attacchi in corso nel frattempo. Quindi questi sono gli attori che riguardano le vittime. Invece per quanto riguarda gli attaccanti, chi sono gli attaccanti? Criminali, assoldati o in autonomia? Assoldati cosa vuol dire? Che comunque qualcuno che aveva un interesse specifico verso una pubblica amministrazione li ha assoldati e quindi in qualche modo li ha contattati. Dove li contatta lo vedremo dopo. Oppure in autonomia, nel senso che da soli, autonomamente, criminali, io sono una persona brava in gamba nel hacking, allora mi faccio delle scansioni, delle analisi, mi trovo quelle pubbliche amministrazioni che, o quei server in generale, insomma, che mi risultano essere vulnerabili. A quel punto cerco di entrarci, uno perché mi piace, due perché mi garantisce la possibilità di poter monetizzare con queste informazioni e quindi compio queste azioni. I criminali possono lavorare da soli o possono lavorare in gruppo, posso decidere di lavorare da solo e quindi compromettere da solo senza che nessuno sappia niente una determinata macchina, ammesso che ne sia capace, oppure mi avvalgo della complicità di altre persone che conosco, di cui ho fiducia, che magari mi aiutano a compromettere più macchine possibili per poi poter rivendere queste informazioni o compiere altre attività criminose che in qualche modo mi porterebbero dei vantaggi, che siano quelli di monetizzare o siano quelli di altro tipo. Escluderei la gloria, una volta c'era la gloria, si faceva per gloria e poi si comunicava pure o ci si vantava in giro di aver fatto determinate cose. Oggi purtroppo c'è un crimine organizzato vero e proprio. Abbiamo a che fare anche con attivisti, terroristi e, come dicevamo prima, paesi ostili. Quindi attivisti, avete sentito parlare sicuramente di Anonymous, le attività di Anonymous, da un lato diciamo che effettuano delle proteste, sono delle forme di proteste, però ma nemmeno borderline, insomma, effettuano degli eccessi abusivi. Quindi queste tipologie di proteste da parte degli attivisti riescono a sabotare, diciamo, le macchine. La pubblica amministrazione ne è veramente vittima di questa tipologia di attacchi. Attacchi da parte dei terroristi, non so se vi ricordate, in passato abbiamo l'ISIS che andava a bucare bucare in termine, in gergo, diciamo, si dice così, andavano a compromettere le macchine della pubblica amministrazione. Ma cosa facevano loro? Non sapendo esattamente, possiamo dire che non erano nemmeno tanto bravi, andavano a cercare di individuare tutti i domini vulnerabili che avevano come dominio gov.it, e chi prendevano di mira nel 99% dei casi erano scuole che purtroppo non hanno i soldi per gestirsi il sito istituzionale, o erano dei comuni, dei piccoli comuni. Lo scopo, quello loro, in questo caso, era quello di farsi propaganda, quindi di andare a mettere una firma nell'home page, quindi fare un deface, cambiare le impostazioni della pagina principale e pubblicizzarsi, far vedere che loro ci sono, che c'erano e che comunque dovevamo aver paura. Ma se da un lato questo potrebbe essere, sembrare una cosa banale, da un altro punto di vista è anche vero che nel momento in cui queste piccole realtà, chiamiamole piccole realtà della pubblica amministrazione, rappresentano comunque un grave problema, perché nel momento in cui la macchina è stata compromessa e vi è la possibilità magari di accedere al server di posta elettronica e poter inviare email con un'email istituzionale, da qui si può fare appunto un'escalation per poi arrivare a obiettivi ben diversi e sicuramente molto più importanti.
Paesi ostili, di questo chiaramente ne avete sicuramente sentito parlare un po' ovunque, si parla sempre, è difficile riuscire ad attribuire ad un paese un attacco informatico. Oggi è veramente difficile poiché, come dicevamo prima, le macchine compromesse sono in vendita. Essendo in vendita, questo vuol dire che qualsiasi, se io voglio sferrare un attacco dall'Italia verso l'Italia, posso fare in modo che l'attacco provenga dalla Germania. Come faccio? Noleggio degli zombie, delle macchine compromesse che si trovano localizzate in Germania o chissà dove e faccio partire gli attacchi da lì. Quindi riuscire ad attribuire un attacco ad un paese oggi è veramente difficile, però purtroppo esistono anche queste situazioni in cui dei paesi ostili sferrano degli attacchi verso la pubblica amministrazione e quegli interessi sono di altro tipo. Come operatori abbiamo ancora le proteste da parte di anarchici e ambientalisti. In questo caso non sono delle minacce come quelle di cui abbiamo parlato prima. Più che altro si parla di sit-in e mail bombing. Non so se avete mai avuto a che fare o sentito dire di mail bombing. In pratica si tratta di una forma di protesta ultimamente abbastanza in voga da parte di anarchici e ambientalisti. In che cosa consiste? Vengono inviati grossi volumi di mail verso un indirizzo singolo di posta elettronica. In questo caso, chiaramente, la posta elettronica, nel momento in cui arrivano 1 milione di email contemporaneamente, si satura, non riesce a gestirla. Quindi, quella pubblica amministrazione che deve gestire delle attività attraverso quell'indirizzo email, chiaramente non avrà la possibilità di poter accedere alla posta elettronica, di leggere i messaggi, ma dovrà farsi aiutare da qualcuno dell'helpdesk o qualche altro esperto, insomma, per cercare di fermare l'attacco o quantomeno per ripristinare il servizio. Quindi causano dei problemi che possono sembrare banali da un certo punto di vista, ma sono dei veri disservizi per la pubblica amministrazione. Di certo non fanno accessi abusivi, ma l'azione che viene compiuta di mail bombing viene pesante. Abbiamo avuto esempi abbastanza concreti e importanti. Tra l'altro, le attività di mailbombing vengono pubblicizzate attraverso i social, oggi tantissimo anche attraverso Telegram, ovviamente, in modo tale da creare una community sempre più grande possibile per poter inviare più email contemporaneamente e avere successo nella tipologia di attacco. Le tipologie di mailbombing ad oggi osservate sono di due tipi: o si fornisce un testo e viene richiesto di inviare un'email dal proprio account di posta, quindi loro forniscono un testo online, dire ok, mandate queste mail con queste informazioni, che ne so, a segreteria, chiocciola, nome dell'amministrazione, quello che è, e a quel punto come forma di protesta. Quindi significa che ognuno singolarmente dal proprio account di posta elettronica invia un messaggio verso la casella target. E qui chiaramente è difficile riuscire a bloccare la tipologia di attacco lato pubblica amministrazione. Come fanno? Che non sapendo chi sono i mittenti, chiaramente come fai a bloccare questa tipologia di attacco? Diventa veramente difficile. Diventa invece più semplice nel momento in cui, come è successo in altri casi, viene predisposto, gli attaccanti o i protestanti, chiamiamole così, predispongono un server dove è già tutto pronto e chiaramente mettendo a disposizione questo server di posta per poter inviare questi messaggi. Quindi invitano le persone a sottoscrivere e a cliccare su invia attraverso proprio il server che hanno messo su loro. In quel caso, chiaramente, nella maggior parte dei casi, l'indirizzo da cui provengono queste email è sempre lo stesso e, tra virgolette, diventa un po' più semplice riuscire a gestire questa tipologia di minaccia. E qualche esempio di mail bombing. Vedete qui, ad esempio, questo era un caso di lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conti. In questo caso veniva chiesto di inserire le informazioni, quindi indirizzo, nome, cognome, poi chiaramente come false, come informazioni false, e cliccare su invia e quindi inviare queste informazioni. In altri casi invece, in questo caso delle trivellazioni, erano prese in considerazione le trivellazioni e si chiedeva appunto di far partire la campagna di mail bombing ad una certa data ed era già pubblicizzata giorni prima, questo giovedì 9 aprile alle ore 9:23, mail bombing, siamo qui, sanatoria subito e così via.
sono ben pubblicizzate, quindi è chiaro che quell'amministrazione, perché poi chiaramente danno i target, gli indirizzi email a cui devono essere inviate, diventa difficile poter gestire questa tipologia di attacchi. E fin qui restiamo in un campo, diciamo, più o meno gestibile. Ma se entriamo nel campo delle campagne malevole, cominciamo a pensare come funzionano le cose, invece, dal punto di vista criminale, la cosa si fa un po' più complessa. Diciamo, la pubblica amministrazione non è assolutamente immune agli attacchi di campagne malspam. Malspam sarebbero quella sorta di spam, che poi chiamiamo phishing, che arriva via email e per le quali magari non abbiamo, non sappiamo reagire in modo corretto, nel senso che non sappiamo individuare esattamente se si tratta di phishing, se si tratta di malware, se si tratta di una mail reale. Nella maggior parte dei casi le comunicazioni della pubblica amministrazione vengono sfruttati per confezionare campagne ad hoc. Quindi cosa fanno? Inviano delle mail, magari mettendo i loghi di una pubblica amministrazione centrale, che ne so, Ministero Economia e Finanza, oppure piuttosto che INPS, piuttosto che qualcos'altro, sfruttando proprio i loghi e sfruttando magari un evento specifico, un evento che o è appena successo o sta per accadere, qualcosa di pubblico, qualcosa di ufficiale, qualcosa che si conosca. E quindi a questo punto, siccome siamo tutti già preparati che ci sarà quell'evento, prendiamo per buono il fatto che quell'evento, quella mail che ci arriva con i loghi istituzionali, è scritta esattamente nella forma in cui la pubblica amministrazione comunica. Diventa difficile riuscire a capire se si tratta di qualcosa di reale o di falso. Molte delle campagne riscontrate sembrano essere progettate da cybercriminali italiani. Sembrano, è doveroso dirlo perché il mercato purtroppo consente di poter usufruire di persone del paese, di un paese specifico, per compiere delle determinate azioni criminose. Quindi ci sono degli appelli, degli annunci sui forum underground dove viene richiesto l'aiuto, chiaramente con un contributo, pagandoli, per tradurre determinate mail o per informarli per informare i criminali di quali sono gli eventi importanti che potrebbero essere utili per sferrare una campagna massiva verso un determinato paese. Abbiamo a che fare appunto con tipologie di malware che utilizzano servizi come malware as a services, quindi MaaS, sarebbe malware venduti come un servizio. Quindi per sferrare una campagna magari ci si appoggia ad un servizio di vendita di malware noleggiandoli per X soldi, quindi non c'è bisogno che io devo essere un malware writer, come si suol dire, quindi che sia bravo a scrivere malware. Mi basta noleggiarlo, mi danno a disposizione una piattaforma dove raggruppa, censisce tutti i dati che quel malware ha acquisito. Lo posso utilizzare per un giorno, 2 giorni, una settimana, 15 giorni, un mese, quello che voglio, chiaramente pagando X soldi. Quindi non ho necessità di essere bravo, di essere, tra virgolette, un hacker per fare determinate cose. Quindi posso tranquillamente appoggiarmi a servizi esterni. Oggi abbiamo avuto a che fare con i ransomware, abbiamo sentito tantissimo parlare di ransomware. La cosa che si fa interessante è che di ransomware non abbiamo alcuna evidenza di campagne massive, mentre di altre tipologie di malware, oggi la pubblica amministrazione è strapiena di email che veicolano malware, dei ransomware se ne vedono ben pochi. Perché? Per quale motivo? Il motivo è spiegato dal fatto che solitamente quando si fanno attività di questo tipo, le gang, i gruppi che lavorano dietro a quel ransomware hanno un'organizzazione piuttosto particolare, piuttosto complessa e che gli consente in qualche modo di poter monetizzare. Quindi bruciarsi il ransomware attraverso una campagna massiva non avrebbe senso. Preferiscono puntare direttamente all'obiettivo e, dopo averlo compromesso, inoculare il ransomware. Quindi difficilmente ci ritroviamo campagne massive di ransomware. Anzi, ultimamente è prossimo allo zero, diciamo, i risultati che abbiamo noi statisticamente. Quindi vediamo un po' come funziona questo aspetto. Vediamo se va avanti. Eccolo qua. Attacchi ransomware.
Allora, si stima che in Italia ci siano oltre 100, ci siano stati solo nel 2021, quindi parliamo degli ultimi 11 mesi, più di 100 attacchi ransomware. Attacchi, parliamo di realtà compromesse tra pubblico e privato. Detta così, sembrerebbero un po' meno, perché ufficialmente, diciamo, i gruppi ransomware non hanno pubblicato tutte queste informazioni, sicuramente online ne troviamo molte meno, ma tante di queste non si sa, tante di queste non vengono fuori, quindi non vi è evidenza lato il sito, il blog dei ransomware, perché poi dovete sapere, sicuramente lo saprete già, che i ransomware pubblicizzano gli attacchi sui loro sì, utilizzando, come potete vedere qui, ad esempio, comune di Villafranca, comune di Brescia, questa società energetica, Luxottica, Accenture e così via, loro pubblicizzano l'attacco. E chiaramente la minaccia è quella che se non paghi, si lascia le informazioni al pubblico, do le informazioni al pubblico e questo diventa un problema. È la classica doppia estorsione. Conosciuto come double extortion, che consente appunto di sollecitano le vittime a pagare il riscatto. Tutte queste informazioni, queste sono quelle che sono online, ce ne sono tantissime online. Sicuramente riguardo all'Italia non ne troviamo tutte 100, ne troviamo di meno online, ma nella realtà sono molte di più, sono più di 100 quelli che sono stati compromessi statisticamente. Come funziona il lavoro svolto da chi opera in questo ambiente? Hanno una struttura ben particolare, sono ben strutturati. Ci sono gli sviluppatori, che sono quelli che si occupano appunto di sviluppare il codice del ransomware e di mettere su la piattaforma per la vendita. La vendita, in questo caso non si parla di vendita di codice, ma si parla di noleggio del ransomware. Quindi viene rilasciato un ransomware specifico per ogni tipologia di affiliato. Quindi partiamo dall'alto. Gli sviluppatori si occupano solo di creare e gestire il ransomware e la piattaforma per gli affiliati. Gli operatori invece sono quelli che si occupano di, in un certo senso, proteggono lo sviluppatore e si espongono loro. Sono quelli che hanno la rete, gli agganci con gli affiliati, perché gli affiliati, adesso andremo a vedere chi sono, sono quelli che effettivamente poi portano le macchine, i servizi compromessi e quindi vendono già il tutto. Gli operatori hanno a che fare in alcuni casi con i negoziatori. Quando la richiesta di riscatto non viene diciamo, evasa, a quel punto ingaggiano, sono delle persone esperti in negoziazione, e che minacciano appunto il target, la vittima, di pubblicare i dati che gli sono stati sottratti, di sferrare attacchi di tipo DDoS verso le loro macchine, quindi oltretutto una negazione anche del servizio, in questo caso se parliamo di pubblica amministrazione è ancora più grave, oppure addirittura di attaccare i clienti o chi per loro sono collegati con questa amministrazione e di informare i media. Quindi siamo passati dalla doppia estorsione alla tripla fino alla quadrupla addirittura. Torniamo un attimino sulla destra e parliamo degli affiliati. Gli affiliati sono dei gruppi criminali che vanno alla ricerca di operatori. Nel momento in cui gli operatori che pubblicizzano la loro campagna ransomware as a service, quindi la possibilità di poter rivendere il ransomware come un servizio, come dicevamo prima, per una settimana, 2 giorni, un mese, quello che vuoi, questi vanno alla ricerca di queste offerte. Si propongono agli operatori, che hanno il compito chiaramente di valutare chi sono questi affiliati, qual è il paese di provenienza, e a quel punto, nel momento in cui vengono accettati, hanno a disposizione questo ransomware. Gli affiliati, a volte, in alcuni casi, predispongono già di un team di persone capace di compromettere, sferrare attacchi verso un target specifico. E quindi agiscono, in quel caso, attraverso il loro team. In altri casi, invece, fanno leva
sugli initial access broker, che sarebbero i broker delle compromissioni iniziali. Quindi il primo accesso, questi vendono accessi, sono delle persone, gruppi di persone che compromettono macchine e sui forum underground vanno a vendere gli accessi. Io ho 10 macchine compromesse che riguardano il settore sanitario. Chi le vuole mi può contattare, ne parliamo in privato, e si decide la cifra, la somma. A quel punto gli affiliati acquistano questi accessi, li sfruttano per entrare sulle macchine, sui server, del target, che ripeto può essere pubblica amministrazione, come può essere benissimo, un privato. E una volta sfruttate riescono a inoculare il ransomware. A quel punto viene inserito il ransomware, quindi non arriva via email, è una fase successiva alla compromissione. Perché? Perché prima di inserire il ransomware devo prima esfiltrare i dati, altrimenti se ho inserito il ransomware e li ho cifrati non ha senso la cosa. Quindi prima li esfiltro, li conservo i dati che sono riuscito a rubare, dopo li cifro e ti chiedo il riscatto. Se non mi paghi il riscatto, a quel punto posso rivendere i dati, metterli al pubblico o rivenderli. E questo è lo schema, la struttura criminale che si è creata dietro, diciamo, al discorso ransomware. Quindi è molto più complesso da quanto ce lo immaginiamo. Sono delle vere e proprie organizzazioni criminali. Qui possiamo vedere qualche esempio di compravendita. C'è chi offre Redline, che tra l'altro è un malware che abbiamo individuato noi la scorsa settimana e analizzato, abbiamo pure pubblicato un'analisi tecnica di questo malware. Questi vendono le compromissioni di Redline, quindi i log, per 80 dollari. Oppure altre tipologie, personale di informazione, 600 milioni mixate di informazioni, 500 dollari. Qualcun altro invece cerca, è pronto a pagare informazioni per avere password recovery, cookie sottratti da Azorult, un'altra tipologia di malware. O addirittura qui in basso vediamo in bianco su un noto forum russo dove si pubblicizza la vendita, la compravendita di malware, stealer, loader, ransomware e tutto il resto. Quindi nel mondo underground c'è un mercato vero e proprio di queste informazioni e le vittime siamo soprattutto noi, chiaramente. Ma qual è la tipologia di dati? Andiamo un po' più veloci perché se no non ce la facciamo col tempo. La tipologia di dati che viene venduta, ma soprattutto viene sempre venduta. Cioè nel momento in cui sottraggono le nostre informazioni, a volte non è detto che vengono rivendute a terzi, possono essere sfruttate direttamente da loro in qualche modo per motivi personali. Qui stiamo parlando di dati anagrafici, di email, account, quindi account di password, di account di posta elettronica, credenziali di accesso a determinati servizi che vengono esposti, oppure, come ho detto prima, carte di credito, se i criminali sono interessati a monetizzare diversamente, o addirittura i metadati, ovvero dove eravamo, cosa abbiamo fatto, tutte quelle tracce che riusciamo a lasciare, che i nostri browser, ad esempio, rilasciano durante la normale navigazione. Qui sono dei log del malware Agent Tesla. Agent Tesla, ed è uno dei malware più in voga, diciamo, in Italia, abbiamo tantissime evidenze di compromissione di Agent Tesla. Sulla sinistra vedete come estrae le informazioni e le conserva sul server di command and control, quindi il server dove finiscono le nostre informazioni sono classificate in questo modo, URL, ovvero qual è il dominio del sito compromesso, in questo caso vedete c'è un GovVT, quindi un dominio della pubblica amministrazione, username e password e così via. C'è pure account di istruzione, sono due GovT, account di istruzione, c'è tanta roba là dentro. Queste sono tutte vittime e le loro password sono conservate altrove e le vittime non ne hanno la più pallida idea di cosa sta succedendo. È chiaro che noi, nel momento in cui rileviamo queste informazioni, provvediamo immediatamente a contattare la pubblica amministrazione di competenza e informarli di quanto è accaduto per invogliarli immediatamente al cambio password. Esempi di campagna, dicevamo prima. Lo sfruttamento dei loghi, vedete qua, Ministero dell'Economia e Finanze, INPS, sfruttamento dei loghi, delle comunicazioni che sono state reali, sono passate queste comunicazioni, questo tipo di comunicazione è già passata, è già esistita, quindi la forma è corretta e sono gli allegati, se vedete qua, ci sono degli allegati che sono malevoli. E chiaramente l'utente non ha idea di queste cose, pensa che sia una mail reale di INPS o del Ministero dell'Economia e Finanza e quindi scarica e dà per allegato, incuriosito di cosa possa contenere.
Oppure una recentissima campagna che riguarda, in questo caso, InfoCert per la firma digitale, che tutte le amministrazioni usano firme digitali. Parlavo di un aggiornamento, vedete qua, aggiornamento di che? Questa era la mail che era arrivata, si spacciava per InfoCert e chiedeva di aggiornare il software di firma digitale di che, famosissimo software di firma digitale. In realtà quando andava a scaricare andava a installare un software per il controllo della macchina, quindi l'utente nemmeno si accorge di queste cose. La posta elettronica certificata di certo non è immune a queste tipologie di attacchi e anche queste, come potete vedere, tutte le PEC che vengono compromesse, qui abbiamo oscurato un pochettino, però purtroppo la realtà è questa. SLOAD, ad esempio, è stato uno dei malware che da 2 anni a questa parte sfrutta la posta elettronica certificata, sfrutta le PEC e quindi veicola attraverso le PEC. In questo caso è chiaro che capite bene che nel momento in cui una PEC viene compromessa e si ha accesso ad una PEC, la PEC è considerata una posta elettronica legale, quindi ha un valore che è diverso dalla PEO, della posta elettronica ordinaria, quindi ancora più valore, oltre quindi alle informazioni importanti che si possono trovare là dentro. Il punto è che queste mail poi vengono rivendute con le credenziali e riutilizzate per altre tipologie di campagne malspam. E quindi mandare malware o phishing da PEC verso altre PEC. Altre tipologie di attacchi con cui abbiamo a che fare sono chiaramente gli attacchi alle web application. Sappiamo bene che, come dicevamo prima, i server che esponiamo dovrebbero essere protetti e sicuri da vulnerabilità, purtroppo non tutti rispettano quantomeno la top 10 di OWASP nello sviluppo di web application. Ed è chiaro che ancora oggi ci ritroviamo con vulnerabilità che sono note da oltre 10-15 anni, come la SQL injection ad esempio, o l'esposizione di informazioni importanti oppure sensibili, oppure la vulnerabilità cross-site scripting, queste purtroppo ci stanno perché gli sviluppatori non si concentrano, non lavorano per la sicurezza, lavorano solo per concludere, per chiudere un progetto. Andiamo un attimino avanti. Allora, perché esistono queste vulnerabilità? L'obiettivo chiaramente, perché l'obiettivo è quello, come dicevamo prima, di erogare un servizio e non di metterlo in sicurezza. Lo sviluppatore, per sviluppare i codici in sicurezza, ha bisogno di spenderci più tempo. Perdere più tempo perché? Per validare ogni singola variabile, ogni singola opzione, è chiaro che deve obbligatoriamente rivedere determinate problematiche. E per gestire queste problematiche è chiaro che deve spenderci codice in più uguale tempo in più, tempo che non ha, di solito le consegne devono essere fatte immediatamente, c'è sempre una scadenza e quindi compito dello sviluppatore è quello di consegnare un progetto che sia funzionante e non che sia sicuro. E questa purtroppo è la realtà di oggi. Fanno una domanda, il sistema oltre Windows blocca tentativi di infiltrazione, il sistema ormai implementato su Windows? No, non è questo il punto, assolutamente. Non è che Windows 11 riesce a bloccare Scusa Giovanni, la potresti leggere per tutti gli altri la domanda a voce alta? Perché Sì, questo allora, è la forse domanda. pericoloso. Il sistema TPM ormai implementato su Windows 11 blocca questa tipologia di infiltrazioni? In realtà no, perché il punto è che nel momento in cui gli attacchi arrivano attraverso un phishing, quindi con l'inganno, siamo noi a dare il consenso, siamo noi ad autorizzare. Per farvi un esempio molto banale, ad esempio, i dispositivi mobile sono ben protetti da questo punto di vista, ma quanti di noi andiamo a leggere nel momento in cui installiamo un'applicazione quali sono i permessi che stiamo dando a questa applicazione? Perché ce lo dice? Quali permessi stiamo dando? Gli stiamo dando permesso alla telecamera, gli stiamo dando il permesso al microfono, gli stiamo dando permessi di altro tipo, ma nessuno di noi, e sfido chiunque qua dentro a dire il contrario, nessuno di noi si arriva a leggere, neppure io. Non li andiamo a leggere, questo è il punto. Quindi diamo il consenso, siamo noi che li avviamo, siamo noi che installiamo il malware, perché purtroppo si presentano come una fattura, si presentano come un qualcosa che ci incuriosisce e quindi facciamo di tutto, diamo tutto il consenso possibile per poterli andare a leggere. Quindi per quanto i sistemi possono cercare e tentare di bloccare queste tipologie di minacce, nel momento in cui siamo noi, da amministratori della macchina, a dare il consenso, c'è poco da fare.
Io volevo chiudere un attimo le slide e poi magari rispondere, sono diverse domande. Chiudo le ultime slide e poi così rispondiamo, prendiamo qualche minuto per rispondere alle domande. Dicevamo, perché ancora esistono queste vulnerabilità? Perché chiaramente non viene effettuato un vulnerability assessment o un penetration test. Perché quando viene effettuato questo vulnerability assessment o penetration test, viene chi lo richiede vuole solo un bollino, vuole dire ok, sto bene, posso andare online. Quindi non c'è un interesse in un ciclo di vulnerability assessment, di penetration test per verificare se tra 3 mesi, 6 mesi che siano, si sono presentate nuove vulnerabilità. Non interessa a nessuno questo. Oppure perché vengono utilizzati dei CMS, su questo noi abbiamo fatto, di sotto qui ci sono due URL che potete andare a visitare, abbiamo fatto delle analisi. Il CMS, il Content Management System, oggi lo usano tutti, chi mette su un sito web, tante volte sono obsolete e i criminali vanno a sfruttare le versioni obsolete di questi CMS per accedere e per inoculare malware direttamente da là dentro. Oppure perché gli sviluppatori fanno abuso di plugin di terze parti. Mi serve un plugin che mi faccia questo lavoro per il sito perché mi deve far vedere bellissima questa parte qui, allora lo sfrutto, quel plugin funziona, ma chi l'ha scritto quel plugin non gli interessava proprio nulla della sicurezza informatica, non l'ha scritto, non l'ha mai messo in sicurezza. Quel plugin svolge quel lavoro, è vero, ma non si occupa della sicurezza, anzi, tra l'altro è vulnerabile e mi rende vulnerabile tutto il mio applicativo. Sono queste le complicazioni con cui purtroppo abbiamo a che fare. Proteggersi da questi attacchi è possibile? Allora, antivirus, e qui ci rifacciamo alla domanda di prima, antivirus e protezione per i mitrali purtroppo non sono sufficienti, perché nel momento in cui arriva un'email di phishing ben confezionata e ben fatta, gli antivirus chiaramente non conoscono un malware o una mail di servizi anti-spam, non possono riconoscere una mail se l'ho scritta ora. O un virus scritto adesso, non hanno le firme per riconoscerlo. Lo riconoscono nel momento in cui è stato segnalato ed individuato. Da quel momento in poi viene riconosciuto. Ma finché, se io lo scrivo ora, adesso, e lo pubblico adesso, nessuno lo riconoscerà. E questo è il punto. Quindi, purtroppo, non sono utili antivirus e protezione per i mitrali. Quindi, cosa bisogna fare? Sicuramente formare e sensibilizzare gli sviluppatori sui rischi che sono legati alla tipologia di vulnerabilità. Inculcare il discorso di OWASP per lo sviluppo delle web application, mantenere sempre i framework aggiornati, non fare abuso di plugin di terze parti, effettuare cicli di vulnerability assessment e penetration test e chiaramente schedulare dei processi e verificare soprattutto i processi di backup. Un'ultima cosa. Quali sono le problematiche anche per la pubblica amministrazione? Problemi per le vittime e risorse per gli attaccanti. Vedete qui Zone H e quest'altro invece è Open Bug Bounty. Qui in questi due siti, ad esempio, per citarne due a caso, gli utenti, anche italiani, si sfidano nella compromissione dei server. Chiaramente poi chi è più bravo va in cima nella Hall of Fame, quindi diventa famoso, diventa conosciuto nell'ambiente, ma loro lo fanno solo per questo. Il punto qual è? Che queste informazioni vengono pubblicate. Qui ad esempio vi è un full disclosure delle informazioni, quindi in questo caso viene contattata l'amministrazione di turno, che crea GovIT, e viene detto che per conoscere dove sta la vulnerabilità devono pagare, così altrimenti tra X giorni, di solito sono 90 giorni di tempo, gli danno, altrimenti la vulnerabilità verrà pubblicata. E quindi chiaramente è normale che i criminali si basano anche su queste liste. Andando a fare una ricerca su Zone H o su Open Bug Bounty, ritroviamo tantissimi target. E se qualcuno per gioco l'ha bucato, vuol dire che è vulnerabile. E quindi se quello l'ha bucato per gioco e quindi per ottenere fama, io lo posso sfruttare le stesse vulnerabilità per monetizzare o per fare altri tipi di crimine. Quindi se non ho attaccato a buon fine, come procedere? Gestire l'incidente con il supporto chiaramente di un team di esperti, identificare e analizzare la natura della violazione, determinare la tipologia e la quantità di dati che eventualmente sono stati compromessi o esfiltrati che siano, quindi rilevare se c'è stata un'esfiltrazione, predisporre e studiare un piano di remediation, rilevare ed acquisire le evidenze informatiche con l'aiuto di qualcuno esperto, estrapolare indicatori di compromissione.
utilizzare gli indicatori di compromissione per individuare ulteriori attacchi della stessa tipologia e valutare se coinvolgere, se condividere e con chi gli artefatti. Per indicatori di compromissione sono quegli indicatori che vengono rilevati come minaccia o che siamo certi che siano una minaccia, e di questo noi come CERT ce ne occupiamo quotidianamente, e proprio a tal proposito abbiamo, rilasciamo quotidianamente per tutte le pubbliche amministrazioni. Quindi se qui dentro adesso ci sono delle pubbliche amministrazioni che vogliono aderire al nostro feed di indicatori di compromissione per proteggere la propria infrastruttura, lo possono fare gratuitamente inviando richiesta al modulo che è scritto nel link che è indicato giù. C'è un modulo di accreditamento, solo se si è una pubblica amministrazione, non privati e nemmeno società in-house, quindi solo pubbliche amministrazioni. Ne abbiamo tantissime che sono iscritte e che usufruiscono del nostro feed, e grazie a questo riusciamo a bloccare lato loro tantissimi attacchi o tantissime campagne di malware. Con questo abbiamo finito, le informazioni di contatto sono riportate qui nell'ultima pagina, sicuramente poi verranno esposte queste informazioni, e ora se volete possiamo analizzare un attimino le domande pian piano. Allora, partiamo dall'altra domanda. Esiste una normativa che impone alle pubbliche amministrazioni di avere al loro interno un responsabile referente della sicurezza informatica, per esempio un responsabile di sicurezza sul lavoro? Sì, esattamente, certo che c'è, adesso non ricordo il nome, probabilmente il mio collega Dario Basti è molto più informato al riguardo, probabilmente riuscirà a rispondervi un po' meglio lui. Sì, comunque tutte le pubbliche amministrazioni oggi devono avere un responsabile della sicurezza, e devono avere in carico anche un DPO, Data Protection Officer, ovvero quello che si occupa della protezione dei dati. Quindi sì, c'è una norma, non ricordo qual è l'articolo che fa riferimento, ma comunque posso assicurare che c'è. Poi c'è un'altra domanda. Nel caso di un attacco ransomware, quale responsabilità può essere attribuita al malcapitato ente che viene attaccato, vista anche la consueta caccia alle streghe che trasforma spesso la vittima in artefice? Allora, se una pubblica amministrazione è stata coinvolta in un attacco ransomware, quindi è stata compromessa da un attacco ransomware, sicuramente dovrà fare i conti con le misure minime di sicurezza. Noi come CERT le abbiamo erogate, adesso non mi ricordo, nel 2016 abbiamo iniziato ad erogarle, adesso tocca alla XIRT erogare queste tipologie di misure minime di sicurezza, e sino ad allora era chiaro che comunque ogni pubblica amministrazione deve rispondere ai documenti che riguardano le misure minime di sicurezza. Quindi se ha rispettato le misure minime di sicurezza, il colpevole va cercato altrove. Se l'amministrazione non ha rispettato le misure minime di sicurezza, sicuramente l'amministrazione è colpevole poiché non ha rispettato quelle misure minime di sicurezza, che possono vedere l'adozione di un firewall piuttosto che la conservazione dei backup in modo sicuro e tutto il resto. Quindi se non hai aderito bene, diciamo, alle misure minime di sicurezza, sicuramente sei colpevole. Altra domanda: come possiamo controllare se si è presenti negli elenchi mostrati nelle slide? Ci sono dei siti specifici? Sì, ci sono dei siti specifici, ma non ce n'è uno solo. Nella maggior parte dei casi sono delle attività che il nostro CERT svolge quotidianamente sui siti underground. Nella gran parte dei casi sono siti accessibili attraverso la rete Tor, quindi non sono nemmeno esposti sul web in chiaro, sul cosiddetto clean web, ma sono nel dark web. Anche se ultimamente, diciamo, tante fonti, rileviamo da tantissime fonti, alcune fonti oggi si trovano sul deep web, quindi quel web non noto, non in superficie, quindi in forum specifici dove magari ci si deve scrivere e che poi spariscono, o ad esempio piuttosto che su canali Telegram che ultimamente nascono e spariscono nel giro di niente. Quindi diciamo che è abbastanza volatile questa tipologia di sorgente di informazioni, quindi non c'è una fonte dove dici è così e lì allora posso andare a verificare. Di certo quelli che abbiamo visto prima, Zone H e Open Bug Bounty, potrebbero rappresentare dei punti, sono punti storici dove poter fare una ricerca per vedere se si è là dentro anche noi.
Altra domanda, tutta questa frenesia di muovere nel cloud non rischia di aumentare i rischi per la sicurezza e protezione dei dati? Dipende, è un'arma a doppio taglio? Sì, potrebbe, da un lato diciamo che avendo tutto in cloud, se il cloud è gestito bene, significa che posso gestire bene le informazioni. Purtroppo se il cloud non è gestito bene e non viene messo in sicurezza come si deve, non rispetta, diciamo, le misure minime di sicurezza e non si adegua ai tempi, è chiaro che rischia di diventare una problematica piuttosto grossa. Però è anche vero che sicuramente un cloud sotto controllo da parte del governo, nel senso che venga monitorato per quanto riguarda la sicurezza informatica e le misure minime appunto da implementare per andare in cloud da parte del governo potrebbe essere una cosa positiva. Magari privatamente se si sfrutta un cloud senza particolari accorgimenti si rischia di esporre informazioni. Se invece quelle società, quegli operatori che lavorano per mettere sul cloud per le pubbliche amministrazioni, se sono vigilati ad esempio dal governo, potrebbero fare le cose per bene e tenere in sicurezza i dati. Quindi diciamo che un'arma a doppio taglio, vedremo in futuro cosa accadrà. Altra domanda, esiste un censimento di enti che non hanno alcun responsabile della cyber security? Il recente articolo di Agid non è molto rassicurante. Sì, è vero, non è rassicurante. Tutti hanno posso dire che tutti hanno responsabilità della cyber security, anche se solo sulla carta, ma c'è comunque. Altra domanda ancora, Michele Vernisi. Esiste una cosa. Si potrebbe attivare un applicativo per segnalare le mail di phishing o qualsiasi evento di pericolo per la sicurezza informatica? Sto parlando di un'assistenza aggiuntiva rispetto a quella classica tecnica informatica. Si potrebbe attivare un applicativo per segnalare le email di phishing. Allora, noi come certa Agid, e quindi i riferimenti lo trovate, abbiamo predisposto una casella apposta che si chiama malware-cert-agid.gov.it. Se ci mandate lì le vostre email sospette, se avete un sospetto che sia phishing o anche certezza che sia phishing o che sia un malware, mandatecele, noi le analizziamo, sicuramente una risposta la riceverete in ogni caso. E aiuterete tutta la pubblica amministrazione a proteggersi, perché nel momento in cui noi rileviamo l'attività malevola, la campagna malevola, collezioniamo, estrapoliamo quegli famosi indicatori di compromissione di cui parlavo prima per diramarli a tutta la pubblica amministrazione, e quindi farete un grande favore a tutta l'Italia, ecco. Altra domanda, quali sono gli strumenti da utilizzare per i test della vulnerabilità di una web application? Esistono strumenti free online? Sì, esistono sicuramente gli strumenti free online, ma il suggerimento è quello di avvalersi di specialisti di vulnerability assessment e penetration test, perché il fai da te vi assicuro che non funziona, anche perché questi strumenti sono piuttosto complessi da utilizzare e tirano fuori tantissimi falsi positivi. Il fatto che ci siano così tanti falsi positivi tante volte non ci si riesce a districare poi e a capire esattamente se quella vulnerabilità è reale o non è reale. Per questo consiglio vivamente di affidarsi a persone esperte e non agire da soli con questi strumenti. Però, ripeto, ci sono tantissime e ottime soluzioni open source, quindi gratuite. Agid fornisce materiale per la produzione di software sicuro e non vulnerabile, ma mette a disposizione strumenti per i controlli? Agid fornisce materiale? Sì, ok, ma mette a disposizione strumenti per i controlli? Su questo sì, diciamo che ci stiamo lavorando su determinati progetti per fare alcune verifiche, alcuni progetti sono quasi pronti. Chiaramente non è semplice per una pubblica amministrazione poter uscire in tempi rapidi con una cosa del genere. Li abbiamo preparati, ci stiamo lavorando e chiaramente le questioni burocratiche tante volte non consentono di andare in produzione, di andare online in tempi rapidi. Ma su questo, come Agid, vi assicuro che comunque ci lavoriamo tantissimo e a parte dare supporto, di strumenti ne abbiamo creati e ne gestiamo internamente tantissimi. Alcuni di questi vorremmo pubblicarli e darli al pubblico. Stiamo provando proprio su questa strada.
Altra domanda, è il dipendente che per distrazione o per incuria favorisce un attacco a responsabilità? E poverino, se l'ha fatto senza accorgersene, c'è poco da fare. È normale che se io sono vittima di un ransomware, sono vittima perché sono caduto purtroppo in una mail che mi ha ingannato, mi ha tratto in inganno. Ripeto, oggi non è facile riuscire a riconoscere, per questo è importante veramente fare formazione ai dipendenti e fare delle cosiddette simulazioni, ce ne sono tantissime, sono tante società che erogano questa tipologia di servizi di simulazioni di attacchi di phishing, quindi per veicolare malware o veicolare phishing puro. Ed è importante, questo serve veramente per fare formazione e per proteggere la pubblica amministrazione, che se protegge i dipendenti e sono bravi a individuare o quantomeno che gli si accenda la lampadina nel momento in cui gli arriva una mail dal legato dicendo che è una fattura, forse se riuscissero veramente a individuarla e capire cosa si potrebbe trattare, quindi andarci con i piedi di piombo prima di aprirla, sarebbe un'ottima cosa. Purtroppo non sempre è così e la realtà è che tantissimi, anzi direi che proprio nel 90% dei casi, le compromissioni avvengono proprio a causa del fatto che siamo così sbadati e clicchiamo così rapidamente sulle mail che riceviamo senza accorgerci che magari quel documento che stiamo aprendo è un documento malevolo. Mica poi dopo che l'abbiamo aperto ci dice oh guarda ti ho fregato, ero malevolo, assolutamente no, non ci dice nulla, prendono il controllo delle nostre macchine silenziosamente perché l'obiettivo è questo, è chiaro che se io mi accorgo, se si fanno accorgere la prima cosa che faccio è chiamare gli esperti, l'help desk o chi che sia a farmi formattare la macchina e quindi loro perderebbero il controllo, quindi hanno tutto l'interesse a non farsi scoprire e a lavorare in modo più silenzioso possibile, quindi il poveretto che per distrazione è caduto in questa cosa andrebbe formato, mettiamola così. Per standardizzare una strategia in termini di sicurezza minima, quali sono le misure da adottare in termini di sicurezza? Standardizzare una strategia in termini di sicurezza minima. Oddio, di certo non sono io, non siamo noi a prendere queste decisioni di standardizzare, sì, cerchiamo chiaramente attraverso le misure minime di sicurezza di farle adottare da tutte le pubbliche amministrazioni e lo abbiamo fatto, le inviamo, creiamo linee guida, tutto il resto. Il punto è, vengono rispettate, tutte le rispettano. Altra domanda invece da porsi è, nel momento in cui non le rispettano, cosa succede? Vengono sanzionati? Purtroppo no. E questo è il problema principale, quindi creare delle strategie, creare linee guida, erogare misure minime di sicurezza, se poi non vengono utilizzate e quando non vengono utilizzate non accade nulla, secondo me questo è forse il problema principale ed è la prima domanda che dovremmo porci. Altra domanda ancora, la digitalizzazione dei servizi nella pubblica amministrazione, l'open government, l'open data, hanno una notevole utilità per gli utenti, ma non aumentano in modo considerevole il rischio di attacchi. Allora, i dati aperti, sì, da un certo punto di vista potrebbero aiutare alla raccolta di informazioni, ma il punto qual è? Ad esempio, faccio un esempio molto banale, l'indice della pubblica amministrazione, IPA, c'è l'elenco di tutti i siti della pubblica amministrazione ed è pubblico, sono dati aperti, informazioni aperte, c'è il nome del referente, c'è l'indirizzo email per contattare e tutto il resto. È chiaro che utilizzando l'indice IPA, l'indice PA, i criminali possono chiaramente avere una collezione, non di poco conto di tutte le email, della pubblica amministrazione e quindi inoltrare attacchi di phishing a questi destinatari. Questo è vero. Ma ci si aspetta dall'altra parte che siamo preparati a contrastare questa tipologia di attacco. Quindi il fatto che le informazioni, cioè tenere segregate determinate informazioni non ha senso. Determinate informazioni devono stare aperte, devono stare al pubblico. Il problema non è il fatto che il sito dell'amministrazione X è indicizzato su IPA. È giusto che sia indicizzato su IPA, come vengono indicizzate da Google e tutto il resto, quindi è giusto che queste informazioni
siano pubbliche. È giusto che se io voglio sapere chi è il responsabile della sicurezza del governo X, devo sfruttare gli open data, devo andare su quell'indice, devo andare a vedere chi è il responsabile e eventualmente poterlo contattare, altrimenti non eroghiamo un servizio verso il pubblico, non riusciamo ad erogare un servizio verso il pubblico. Il problema sta a valle, nel senso che deve essere ben protetto e dobbiamo essere ben formati e consapevoli delle minacce. E questo, a mio avviso, è il problema reale. Altre due domande, cosa rischia una Giovanni, PA o... scusa, se sei d'accordo, io farei la pausa adesso per riprendere le domande dopo, perché sennò temo che togliamo anche tempo a Dario. Quindi se Guarda, vuoi ce ne sono facciamo una due, ce ne sono ultime due, posso rispondere le ultime due e chiudere la mia sessione? velocemente, sì, se lo fai Sì, facciamo velocemente, va veloci, bene. velocissimo. Cosa rischia una PA ove non è presente un responsabile della sicurezza? Ecco, non sono legale, quindi non so rispondere a questa domanda. Qualcosa legalmente succede, ma non sono la persona giusta a cui porre questa domanda. Comunque ti assicuro che qualcosa di sicuro succede a livello legale. Le misure di minima di sicurezza fanno riferimento alla relazione dell'Università della Sapienza 2015, vanno rilasciate misure minime aggiornate al mondo d'oggi? Eh sì che vengono rilasciate misure minime aggiornate, costantemente devono essere rilasciate, ogni anno vengono rilasciate. Quelle da Sapienza sì, sono del 2015, noi come CERT nel 2016 abbiamo iniziato a fare il rilascio pubblico verso tutte le pubbliche amministrazioni, e qualcosa dovrebbe starci anche online, suppongo. Adesso non ho il sito qua a portata di mano, quindi non so dire, però di sicuro ci sono le informazioni riportate online. Con questo lo chiudiamo e vi ringrazio veramente tantissimo per essere rimasti ad ascoltare fino adesso. Grazie mille Giovanni, è stata molto esaustiva la tua esposizione. Salutiamo Giovanni che ci deve lasciare perché ha un appuntamento e invece noi abbiamo i 10 minuti di pausa, ci troviamo alle 15:50 puntuali perché ci siamo mangiati un po' di tempo in più con le domande. A tra poco allora. Webinar dopo la pausa, allora riprendiamo. Io vi ricordo, prima di dare la parola al nostro secondo esperto, a Dario Basti, che vi chiediamo, prima di partecipare ai nostri webinar, di compilare un questionario che dovrebbe rilevare sostanzialmente le vostre conoscenze rispetto all'argomento che andiamo a trattare con il webinar. La rilevazione delle competenze pregresse è un po' un obbligo che ci viene dal PON Governance, il programma che finanzia questi progetti, per cui noi dovremmo fornire, diciamo, un quadro complessivo, delle risposte che ci vengono date rispetto appunto alla conoscenza dell'argomento che andiamo poi ad approfondire durante il webinar. Quindi io vi pregherei, considerato che poi le nostre iniziative, come sapete, sono sempre gratuite, almeno di ricambiarci il favore compilando questi questionari, perché vediamo che non c'è molta sollecitudine rispetto a questo. Quindi io vi inviterei a rispondere quando vi arriva, nella vostra mail all'indirizzo che ci avete inviato. Detto questo, se c'è Dario in linea, lo prego di collegarsi e gli passo la parola così affrontiamo il secondo argomento che riguarda la vulnerabilità del software. Dario, se inizi a parlare, Mi vediamo se sentite? sì, ti sentiamo. Perfetto, grazie mille. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Vedo che siete in molti partecipanti a questo webinar. Mi fa molto piacere. Vedo che l'argomento sicurezza informatica nella pubblica amministrazione, diciamo, è un argomento caldo. Mi presento rapidamente. Io sono Dario Bassi, sono analista di sicurezza del CERT PA. Come gli altri ragazzi mi occupo principalmente di gestione del rischio, linee guida, security awareness e insieme a voi oggi andiamo a vedere, a parlare di vulnerabilità del software. Iniziamo le slide cercando di definire il contesto della vulnerabilità con alcune definizioni. Iniziamo parlando Grazie. del
che cos'è un difetto in un software. Sostanzialmente il difetto in un software è una variazione, deviazione dalle specifiche. Il mio software è progettato per produrre dei risultati, ma quei risultati che produce vanno fuori dalle specifiche o quei risultati che produce sono errati. Che cos'è un bug? Un bug invece è un errore di implementazione di una funzionalità o di una determinata specifica software. I software sono scritti da noi, da persone umane, le persone umane possono sbagliare. Questi errori che commettiamo si tramutano in bug, i bug diventano delle vulnerabilità. Stanno andando avanti le slide, forse qualcuno si è col mouse sulle freccette. I bug, dicevo, diventano delle vulnerabilità. Le vulnerabilità, se sfruttate, diventano delle minacce. Continuiamo, una debolezza. Quindi una debolezza è l'insieme di un difetto, un bug che potrebbero, in determinate circostanze, rendere reale una minaccia. Una vulnerabilità è quindi una debolezza comprensibile, sfruttabile da un attaccante. Quando un attaccante sfrutta la vulnerabilità per arrecare danno, questa per me diventa una minaccia. Vediamo che definizione dà il MITRE. Il MITRE è un ente non profit americano che collabora con il governo americano sui temi della cyber security. Che definizione dà del concetto di vulnerabilità? Una vulnerabilità è quindi un difetto in un software, firmware, hardware o componente di servizio derivante da una debolezza che può essere sfruttata da un attaccante causando un impatto negativo sui tre fondamenti della sicurezza informatica: riservatezza, integrità e disponibilità. Quindi, una vulnerabilità è una particolare condizione di un sistema in cui si trova un sistema informatico che consente a un attaccante di portare a termine, qua ne ho inseriti alcuni, una serie di realizzare quanto segue, cioè attraverso una vulnerabilità, come ha già spiegato prima il collega Gianni Amato, un attaccante può eseguire comandi a nome di un altro utente, può ottenere accesso a dei dati anche se non ne ha le autorizzazioni, può impersonare un'altra persona, cioè fingere di essere un amministratore quando non ne ha i diritti, può condurre un attacco di tipo DOS, un attacco di tipo DOS è un attacco, come dice, alla disponibilità del servizio, quindi a una delle tre proprietà: riservatezza, integrità e disponibilità del servizio. Perché attraverso un attacco di tipo DOS io vado a saturare le risorse del mio server, vado a saturare la memoria e quindi che cosa creo? Creo che il mio servizio va down, va giù e non ho più disponibile quel servizio, non si riesce più ad accedere. Tipologie di vulnerabilità. All'interno di un sistema informatico, i tre quarti delle vulnerabilità presenti, quindi il 75% delle vulnerabilità presenti, le possiamo raggruppare in queste tre macrocategorie. Errori di configurazione sono quelli maggiormente diffusi. Il mio software è stato progettato per utilizzare password deboli, non fa il controllo sulla complessità della password. Il server che ospita il mio servizio, la mia applicazione, ha delle porte aperte. Sono state lasciate delle porte aperte o sono stati lasciati dei servizi non necessari esposti su internet. Ho dei dispositivi accessibili in rete, stampanti, dispositivi IoT. Questo che significa? Che la rete non è stata progettata correttamente, non è stata fatta correttamente la segregazione della rete, non sono state utilizzate DMZ, WLAN, ma alcuni dispositivi in LAN, come stampanti, sono raggiungibili dalla rete internet. Un'altra macrocategoria sono le vulnerabilità software, cioè le vulnerabilità che vengono introdotte quando viene sviluppato un software, quando noi facciamo manutenzione evolutiva al software, quindi introduciamo nuove funzionalità. Oppure quando abbiamo l'integrazione di diversi software, quando c'è sostanzialmente un workflow di servizi, di web services, quindi di software che si integrano tra di loro. Infine, un'altra macrocategoria di vulnerabilità sono gli aggiornamenti o le patch mancanti. Abbiamo dispositivi che utilizzano ancora software obsoleto, server con software obsoleto, postazioni di lavoro con sistemi operativi non più aggiornati, oppure non abbiamo installato su queste macchine le patch, quindi i miei sistemi sono vulnerabili. Certo,
Cerchiamo di capire insieme adesso il ciclo di vita di una vulnerabilità. Perché è importante il ciclo di vita di una vulnerabilità? È importante perché ci permette di capire due concetti che spesso sentite, exploit zero day e vulnerabilità zero day. Che cosa sono? Facciamo un esempio. Un fornitore, al tempo T+V, un fornitore rilascia una nuova versione di un software con una vulnerabilità. Siamo all'inizio, siamo al tempo, all'inizio T+V della freccia. All'istante T+E, un attaccante rilascia un exploit. Che cos'è un exploit? Un exploit è un codice malevolo che sfrutta la vulnerabilità per arrecare danno. Quindi al tempo T+E, un attaccante rilascia un exploit senza notificare il vendor. Al tempo T con S, il vendor si accorge dell'exploit in autonomia o tramite segnalazioni che possono avvenire da ricercatori di sicurezza, ethical hacker o altre persone impegnate nella scoperta di vulnerabilità in campo di sicurezza informatica. Siamo al tempo T con S. Al tempo T con 0, la vulnerabilità, dopo che è stata sostanzialmente segnalata al vendor, viene divulgata pubblicamente. Come vediamo qui, il tempo che intercorre tra T+E, quando un attaccante rilascia un exploit senza notificare il vendor, e il tempo T+0, quando la vulnerabilità viene divulgata pubblicamente, siamo nel periodo dei famosi zero day attack. In questo periodo l'attacco avviene in assenza di una sua pubblica conoscenza, non ne è a conoscenza nessuno e questi sono i più attacchi più sostanzialmente malevoli e più problematici. Continuiamo nella nostra timeline. Al tempo T con A, gli antivirus sono in grado di rilevare l'exploit, il codice malevolo che sfrutta la vulnerabilità. Al tempo T con P il vendor rilascia la patch pubblicamente e al tempo T con I la patch viene installata sui sistemi. Quest'altro intervallo di tempo, dal tempo T con 0 al tempo T con I, viene chiamato follow-on attack, inseguimento dell'attacco. Quindi nell'intero periodo, quindi che va da T con 0 a T con I, l'attacco avviene in presenza di una sua pubblica conoscenza. Si dice che la vulnerabilità è sfruttata pubblicamente. Quando una vulnerabilità viene pubblicata, viene divulgata pubblicamente, chi rileva di essere soggetto a quella vulnerabilità può adottare attraverso i propri sistemi di protezione una serie di controlli che cercano di mitigare quella vulnerabilità nell'attesa che il vendor mi rilasci una patch ufficiale. Parliamo adesso di vulnerability disclosure. Che cos'è il processo di vulnerability disclosure? Il processo di vulnerability disclosure è il processo che cerca di condividere le informazioni sulle vulnerabilità software in modo da ridurre sostanzialmente gli effetti negativi della vulnerabilità o cercare di eliminarli. Già nel 2017 la Commissione europea ha attenzionato questo argomento del vulnerability disclosure. Parlando di software coordinate vulnerability disclosure tra gli stati membri, cioè ha definito che nel Cyber Security Strategy che bisogna fare vulnerability disclosure tra gli stati membri al fine di condividere le vulnerabilità software e ha definito tre modelli di vulnerability disclosure. Il no disclosure, sostanzialmente le informazioni sulla vulnerabilità con questo non vengono divulgate perché vengono trattenuti dagli governi per motivi di sicurezza nazionale. La responsible disclosure è il caso in cui la vulnerabilità viene segnalata al vendor, ma chi segnala questa vulnerabilità dà un tempo al vendor per mettere a posto, per risolvere, quindi emanare la patch. Sostanzialmente viene detto al vendor, ho scoperto un ricercatore, facciamo un esempio, segnala al vendor, ho scoperto che sul tuo software c'è questa vulnerabilità, ti do 30, 60, 90 giorni di tempo per risolvere, la vulnerabilità, per patcharla, dopodiché renderò pubblica la vulnerabilità. Poi c'è il full disclosure, in cui vengono diffuse le informazioni sulla vulnerabilità senza che sia stato individuato nessun rimedio patch. Per quanto riguarda il vulnerability disclosure, vi ho anche citato, c'è una ISO di riferimento che è la ISO 29147, che è utile a chi vuole approfondire l'argomento. Oltre al vulnerability disclosure ci sono anche i bug bounty program,
che sono delle iniziative rivolte ai programmatori, agli ethical hacker, ricercatori, gente che ha voglia di trovare bug nelle applicazioni web, nelle app, nei firmware. Questi tipi di programmi sono molto spesso utilizzati dai principali vendor, Google, Facebook, Microsoft. Sono sostanzialmente dei contratti tra l'azienda e chi è il segnalatore di bug e di vulnerabilità. Che molto spesso ottengono in cambio alcune volte dei riconoscimenti in denaro, altre volte il loro nome viene inserito nella pagina Hall of Fame dell'azienda che ha proposto il programma. Quindi attraverso i principali vendor, parliamo di Microsoft, parliamo di Adobe, attraverso quindi vulnerability disclosure, attraverso questi bug bounty program, raccolgono le vulnerabilità dei propri software. E per esempio Microsoft ogni secondo martedì del mese pubblica il suo patch Tuesday, cioè pubblica l'elenco delle vulnerabilità che ha risolto nei propri sistemi, per esempio facciamo esempio sistemi operativi Windows, con tutte le patch per risolvere le vulnerabilità. Parliamo ora di catalogo di vulnerabilità. Nel corso degli anni ricercatori di sicurezza hanno scoperto e divulgato vulnerabilità. Nel corso di quegli anni, in questi anni è nata l'esigenza di avere un database che ci permetteva di identificare, di enumerare queste vulnerabilità, di identificarle univocamente e di memorizzarle in un database sostanzialmente. Quindi team indipendenti hanno creato vari strumenti, varie tecniche per catalogare le vulnerabilità. Quindi abbiamo avuto per un periodo di tempo archivi eterogenei, formati diversi, molto spesso anche non interoperabilità. Questo non è possibile, le vulnerabilità devono essere catalogate in modo univoco. Il problema è stato risolto sempre dal MITRE con il Common Vulnerability and Exposure, il CVE. Che cos'è il CVE? Il CVE è un catalogo uniforme di vulnerabilità introdotto dal MITRE. Vi ho lasciato il link dove potete trovare tutte le informazioni sul CVE. E come è strutturato? È formato, questo database di singole vulnerabilità è formato da un CVE-ID che è composto da CVE, anno di scoperta della vulnerabilità e numero progressivo. Qui vi ho riportato un esempio. Questa è una pagina di dettaglio della CVE 2021-2034. Come vedete, la CVE, la vulnerabilità, ha un identificativo e nella sua descrizione viene descritta la vulnerabilità. Qual è il componente affetto? In questo caso è l'Oracle Common Application Calendar. Quali sono le versioni di quel componente che sono soggette a quella vulnerabilità? Come vediamo, c'è la 12.1 e la 12.3. Se la vulnerabilità è facilmente esploitabile, se richiede particolari, se, richiede, se può essere sfruttabile da un utente non autenticato, e alla fine, quindi una descrizione di che cosa fa a grandi linee la vulnerabilità, e alla fine vediamo che c'è una stringa denominata CVSS che approfondiremo nel dettaglio nelle prossime slide. Qui, ulteriore scheda di dettaglio, sempre della stessa CVE, dove sono riportati i riferimenti ai bollettini di sicurezza della Oracle che descrivono la vulnerabilità e gli eventuali riferimenti dove andare a vedere ulteriori informazioni. Sempre il MITRE, oltre al CVE, ha creato un altro sistema di classificazione che è quello delle Common Weak Enumeration. Che cosa sono le Common Weak Enumeration? Sono le debolezze, la classificazione delle debolezze software e hardware. Il MITRE propone ogni anno classifica la top 25 delle software weakness. Come vedete, è una lista di tutte le debolezze software che sono state sostanzialmente individuate sui sistemi, sui software.
Che cos'è una debolezza software e perché è presente in un software? Una debolezza software è presente in un software perché sostanzialmente il software è stato progettato male, non sono stati adottati processi di sviluppo di software sicuro, parliamo di security by design, parliamo di privacy by design. Questo perché? Perché quando si sviluppa software c'è sempre la scadenza che il software deve essere messo in produzione, la sicurezza viene sempre messa a posteriori con un aggravio di costi, perché quando mettiamo la sicurezza a posteriori, faccio un esempio banale, correggere una SQL injection sono tre righe di codice che se individuati in fase di progettazione del software, quando lo sto scrivendo, io con tre righe di codice ho risolto la vulnerabilità di SQL Injection, ho sanitizzato i miei campi di input e ho risolto il problema della SQL Injection. Quindi, adottare un processo di sviluppo sicuro basato sul principio di security by design mi aiuta, mi fa spendere meno e mi aiuta ad evitare che una volta che il software è in produzione, che magari viene effettuato un vulnerability assessment, io ho delle vulnerabilità che poi devo andare a, tra virgolette, a ripecciare perché non ho previsto un modello di sviluppo di software sicuro. Oltre alle top 25 software weakness, sempre il MITRE classifica anche le most important hardware weakness che riguardano i chip, i firmware dei dispositivi, delle schede madri. Sempre il MITRE classifica ancora che cosa? I Common Attack Pattern Enumeration and Classification, i CAPEC. Vi ho lasciato anche qui il link. Che cosa sono i CAPEC? I CAPEC è un dizionario completo di modelli di attacco utilizzati dagli avversari per sfruttare le debolezze note. Il MITRE classifica i Common Attack Pattern Enumeration, CAPEC, per domini di attacco e per meccanismi di attacco. Io qui vi mostro un esempio di un esploso di domini di attacco. Come vedete, i domini di attacco sono sei: software, hardware, communication, la rete, supply chain, social engineering e physical security, attacchi a sicurezza fisica. Un esploso del dominio software sono una serie di meta-attacchi. La M che vedete in verde sono meta-attacchi. Un esempio che vi ho esploso di meta-attacco è il brute force. Il brute force ha all'interno due tipologie di standard attack, che sono l'encryption brute forcing e il password brute forcing. Il password brute forcing come lo facciamo? Il CAPEC lo dice in dettaglio lo possiamo fare attraverso un attacco al dizionario basato su un dizionario di password note. Lo possiamo fare attraverso le Rainbow Table, che sono delle tabelle che contengono le hash delle password. Che cosa sono le hash delle password? Noi sostanzialmente non bisogna mai memorizzare nel database una password in chiaro, ma la password deve essere memorizzata almeno un hash di password o utilizzare delle funzioni di hash che permettono di memorizzare nei database in modo sicuro le password. Quindi la funzione hash è una funzione che, data una stringa di input, produce in output una stringa univoca di una determinata lunghezza, 128-256 bit. Qual è la peculiarità della funzione di hash? Che non è reversibile, cioè io dalla funzione di hash non riesco a ricavare la stringa che l'ha generata. Un'altra tipologia di attacco che riesco a fare, sempre per brute force, è lo spionaggio di password o provare password di default, cioè utilizzare username e password di default. Questo molto spesso si effettua sui dispositivi, router, dispositivi wireless, quando sostanzialmente non vengono cambiate le password di default. Come vedete, a fianco abbiamo password brute forcing perché riesco a portare un attacco successo, fa successo questo attacco perché
ci sono delle debolezze, cioè il mio software utilizza delle password, faccio weak password requirement, le password sono deboli, non utilizzo il password aging, la password non scade, oppure ha una scadenza troppo elevata, non scade, non ho delle password policy, le password non vengono memorizzate in modo sicuro, non utilizzo il secondo fattore di error, quindi i CAPEC sono legati ai Common WE che sono legati alle vulnerabilità. CertAgid. Abbiamo una piattaforma InfoSec, vi ho lasciato il link, dove andiamo a raggruppare che cosa? Tutte le top CVE dei nostri vendor, quindi andiamo a una pagina di statistica dove raggruppiamo tutte le CVE per vendor. CVE per prodotti nella seconda colonna, quindi Fedora, Windows 10, il numero di CVE che sono presenti per tipologia di software, per prodotti software. Abbiamo una classifica anche di malware type, questo viene popolata attraverso il nostro monitoraggio che il CertAgid effettua delle campagne malevole. Poi abbiamo i vendor, i principali vendor il numero di CVE classificati per vendor, il numero di CVE classificati per prodotto, come vedete Windows 10 è in prima posizione, e poi come vedete qua abbiamo le statistiche per quanto riguarda i CWE e i CAPEC, le patch e i malware sempre derivanti dal monitoraggio delle campagne effettuato dal CertAgid uniti agli IOC in blocklist. Continuiamo a parlare del sistema di CVE. Quali sono i limiti del sistema di CVE? Il CVE è un catalogo, mi permette di identificare univocamente una vulnerabilità. Il CVE non mi dice qual è l'impatto, non mi dice qual è la gravità di quella vulnerabilità. Se io ho due CVE, quale gestisco prima? Non me lo dice il CVE. Il CVE mi dice che ho due vulnerabilità, ma io che devo dare priorità per patchare una vulnerabilità. Il CVE non me lo dice, e inoltre il CVE non mi dice neanche che impatto ha quella vulnerabilità nel tempo e che impatto ha quella vulnerabilità su sistemi diversi, perché magari io possa avere una vulnerabilità potenziale, però nella mia infrastruttura posso avere un web application firewall, posso avere dei sistemi di controlli, dei sistemi di protezione che magari mi mitigano quella vulnerabilità. Come misuriamo la gravità di una vulnerabilità? La misuriamo con il Common Vulnerability Score System. Trovate sempre il riferimento al PDF che vi spiega, per chi vuole approfondire, che cos'è il QSS, e trovate anche i riferimenti su come un calcolatore su come calcolare il QSS di una vulnerabilità per chi si vuole divertire. Il QSS non è altro che il Common Vulnerability Score System, cerca di stimare la gravità di una vulnerabilità. Lo fa con una scala da 0 a 10 e con una scala qualitativa dove abbiamo dei range low, medium, high, critica in base a un punteggio nella scala 0 a 10. L'ultima versione del QSS utilizzata dai principali vendor è la versione 3.1, che è basata su tre metriche per il calcolo della gravità del punteggio QSS base, QSS totale, scusate, che è metriche base, metriche temporali e metriche environment, ambientali. Vediamo come è strutturato il QSS, approfondiamo un attimo in dettaglio. Come vi dicevo, il punteggio QSS si basa su tre tipologie di metrica: base metric, temporali e ambientali. Le metriche base stimano la gravità delle vulnerabilità basandosi sulle caratteristiche intrinseche della vulnerabilità e tralasciano gli aspetti temporali e environment. Quindi al suo interno troviamo quanto è facilmente sfruttabile la mia vulnerabilità e che impatto ha la mia vulnerabilità. Quindi le metriche exploitability riflettono la facilità con cui io riesco a sfruttare quella vulnerabilità. Rispondono alla domanda da dove riesco a sfruttare la vulnerabilità, quanto è semplice metterla in atto. Le metriche di impatto invece vanno a misurare l'impatto su riservatezza, integrità e disponibilità.
metriche temporali invece stimano la gravità della vulnerabilità nel tempo, nel senso è disponibile un exploit, è disponibile una patch, la mia vulnerabilità è stata resa pubblica dal vendor, quindi vanno a stimare la gravità della vulnerabilità nel tempo. Le metriche invece ambientali vanno a stimare la vulnerabilità in base all'ambiente in cui è presente la vulnerabilità, quindi in base alla mia infrastruttura. Qual è la conseguenza dell'esploit sulle persone, sulle cose? Quali sono i sistemi vulnerabili nella mia infrastruttura? Quindi prende in considerazione anche i controlli di sicurezza eventualmente presenti nella mia infrastruttura. Come vedete, le metriche base si compongono di attack vector, attack complexity, privilege required, user interaction, scope e le metriche di impatto, confidenzialità, integrità e disponibilità. Qua ho messo per ogni metrica che compone l'attack vector, vi ho messo il valore numerico per calcolare il punteggio. Come vedete, se il mio vettore di attacco, cioè la mia vulnerabilità, è una vulnerabilità che io riesco a sfruttare dalla rete, abbiamo il valore più alto. Se la vulnerabilità invece è una vulnerabilità che io riesco per sfruttarla richiede un accesso fisico, faccio un esempio, inserire una pennetta contenente l'exploit, vedete che ha un punteggio più basso. Se il mio attacco è complesso, ha una complessità elevata, il punteggio è più basso. Se il mio attacco ha una complessità bassa, cioè io posso trovare l'exploit su internet, fare doppio clic e porto a termine l'attacco, ha una complessità minore. Se il mio exploit richiede privilegi di amministratore, cioè privilegi elevati, ha un punteggio più basso. Se richiede l'interazione dell'utente, come vedete, ha un punteggio più basso. Mischiando insieme queste vulnerabilità unite allo scope. Lo scope che cos'è? La vulnerabilità interessa un componente. Se quella vulnerabilità mi cambia scope, nel senso che io sto attaccando l'Oracle Calendar, ma sfruttando la vulnerabilità dell'Oracle Calendar io accedo a tutti gli altri componenti della suite Oracle, c'è un change di scope della vulnerabilità. Per quanto riguarda le metriche di confidenzialità, impatto, le metriche di riservatezza, integrità, disponibilità, vedete che in base a se ho un alto livello di perdita di confidenzialità, sono sempre uguali sostanzialmente. Come vedete, questa è la stringa che mi riporta che ho un attack vector di tipo network, il che significa che è una superficie di attacco vastissima, perché l'attacco può essere sferrato dall'intera rete internet. Complessità dell'attacco low, privilege required high, user interaction known, scope unchanged e così via. Le metriche temporali invece mi vanno a verificare qual è lo stato attuale delle tecniche di sfruttamento della vulnerabilità. Quindi se c'è un exploit disponibile, facilmente accessibile, se c'è solo un proof of concept, se non c'è nessun exploit disponibile, se ci sono delle patch, se il vendor ha rilasciato delle patch, se c'è un report, se è stato rilasciato un report da parte del vendor che descrive la vulnerabilità. Come vedete, quindi noi partiamo dalle metriche base e passiamo all'interno delle metriche temporali. Facciamo un esempio. Io ho un CVSS base con uno score del 9. Secondo voi quel CVSS score base può arrivare a 10? Vi dico subito no, perché come vedete il fattore di moltiplicazione è sempre 1, quindi il fattore temporale, se non è presente l'exploit e se non è presente e se c'è una patch, la mia metrica base, il fattore temporale me lo riduce solamente, mi riduce lo score, ma non me lo fa aumentare. Concludiamo con le metriche di tipo ambientali che consentono di personalizzare il punteggio delle metriche base e perché vanno a vedere sostanzialmente la sfruttabilità di quella vulnerabilità all'interno del mio ambiente e quindi permettono all'analista di tarare rispetto ai controlli di sicurezza che io ho nel mio ambiente. O per
Però le metriche di tipo environment mi permettono di aumentare il punteggio CVSS, perché se quella vulnerabilità va ad intaccare un mio sistema critico, come vedete, il moltiplicatore è 1,5 e quindi io il CVSS base può essere aumentato da una metrica di tipo ambientale, perché io magari per quella vulnerabilità arreca un danno maggiore alla mia infrastruttura per come è stata pensata e sviluppata. Si calcola il punteggio CVSS. Per calcolare il punteggio CVSS, allora, quello base lo calcolano i vendor, hardware e software e anche quello temporale, perché conoscono bene i dettagli dei prodotti di come sono sviluppati. Le metriche di tipo ambientali vengono calcolate, cioè vengono calcolate dagli amministratori di sistema, sostanzialmente utenti delle organizzazioni che conoscono il dominio, i controlli di sicurezza della propria infrastruttura. Per il calcolo del punteggio CVSS sono obbligatorie solo le metriche base. Chi usa il punteggio CVSS? Il punteggio CVSS lo usano gli enti di sicurezza quando pubblicano bollettini. Prima parlavamo del patch Tuesday. Se voi vedete il patch Tuesday di Microsoft, c'è la CVE, a fianco c'è il CVSS con lo score. Quindi vendor hardware software, ricercatori di sicurezza, pubbliche amministrazioni, sviluppatori software. Top 10 OWASP, ve l'ha già accennata Gianni. Che cos'è? La top 10, top 10 OWASP è l'OWASP, innanzitutto, è l'Open Web Application Security Project, è una fondazione senza scopo di lucro che lavora per migliorare la sicurezza del software. Ogni anno l'OWASP stila, oh, no, scusate, ogni anno, ogni 3-4 anni l'OWASP stila una classifica. L'ultima classifica dettagliata del 2017, stanno rilasciando le classifiche 2021. Come vedete, nel 2017 la prima vulnerabilità per le applicazioni web era l'injection, poi veniva la broken authentication, l'esposizione di dati sensibili. Fra i vari anni l'OWASP fa un matching, riclassifica e introduce nuove vulnerabilità e quindi le riclassifica. Qua vi ho portato un esempio di che cosa troviamo all'interno di una vulnerabilità, come l'OWASP specifica una vulnerabilità. Parliamo di broken authentication, quindi parliamo di rottura del processo di autenticazione. Rottura del processo di autenticazione significa che il mio processo di autenticazione non è sicuro, che il mio processo di autenticazione non gestisce correttamente le sessioni e quindi nella prima schermata l'OWASP mi dice quant'è la sfruttabilità di questa vulnerabilità, mi dice qual è il grado di debolezza, la software weakness che abbiamo visto prima e l'impatto tecnico. Che cosa mi dice? È la mia applicazione vulnerabile, mi dice l'OWASP. La tua applicazione è vulnerabile rispetto alla broken authentication se permetti attacco di tipo credential stuffing, cioè se la mia applicazione permette di attacchi di brute force utilizzando attacchi a dizionario, se utilizza password deboli, se non utilizza una password policy, se permette di utilizzare password deboli, se non ha meccanismi di protezione da brute force. Che significa? Che se la mia applicazione dopo 5, 10, 15 tentativi di login falliti non blocca l'utenza, è un'applicazione vulnerabile al brute force. Se la mia applicazione, quando io inserisco username e password, mi dice password sbagliata per l'utente Dario, mi sta dando un'informazione, mi sta dicendo l'utente Dario è nel sistema, è corretto. Quindi anche i messaggi d'errore introdotti dagli sviluppatori possono essere delle vulnerabilità. E l'OWASP mi dice anche come prevenirle. Concludo Dario, scusa. rapidamente. No, Sì. Dario, ti volevo dire una cosa. Siccome ci sono delle domande a cui non ha potuto rispondere anche Giovanni Amato e ce ne sono due o tre per te, che ne dici se tu Sì, adesso cerco. continui con la tua esposizione e poi rispondete in maniera Va rapida per benissimo. iscritto e noi No, mettiamo nella pagina di via. posso rispondere io rapidamente. Concludo No, no, rapidamente. se, per non fare rapidamente, ma per dare il tempo a Ok. te, visto che questa è un'esposizione Va bene. interessante, se poi vi mandiamo le domande ci date una risposta rapida scritta e noi la pubblichiamo Va online, benissimo. se siete Perfetto. d'accordo anche voi. Va benissimo, disponibili.
Sempre l'OWASP mi propone gli esempi di attacco, come vi dicevo prima, uno, i possibili scenari di attacco, credential stuffing, attacco basato su conoscenza e su database di password conosciute. Se io metto password con la P maiuscola 0, se io metto ciao, il nome del gatto, sono dizionari di password conosciute. Attacchi alla sessione, cioè se la mia applicazione non gestisce correttamente la sessione. Vari scenari di attacco per la broken authentication. E l'OWASP, sempre l'OWASP, vi suggerisce anche come, attraverso questi cheat sheet, come adottare, come andare a mitigare, come risolvere queste problematiche. Parliamo ora di Vulnerability Assessment. Vulnerability Assessment è il processo che mi permette di ricercare le mie vulnerabilità all'interno delle mie applicazioni. Inizia con l'Asset Discovery, identificazione delle risorse, scanning, ricerca delle vulnerabilità dove? Nei sistemi operativi, CMS, plugin, server, database. E che cosa produce in output un vulnerability assessment? Un report sulle vulnerabilità rilevate. Quindi un report con il CVE della vulnerabilità, CVSS con la gravità, asset coinvolti. E poi la fase finale del vulnerability assessment, che non deve rimanere un documento col bollino, come diceva il collega Gianni, ma devono essere apportate le remediation, cioè l'installazione delle patch, inserire delle patch, scusate, i controlli di sicurezza, le azioni di mitigazione. C'era una domanda che prima chiedeva tool per vulnerability assessment, e qua ve ne ho citati qualcuno. OpenVAS, ma c'è anche Barb Suite per le applicazioni web, alcuni commerciali, visto che prima mi sembra che era partita una domanda. Differenze fra Vulnerability Assessment e Penetration Testing. Ho inserito questa slide perché nella mia esperienza di oltre 10 anni nella pubblica amministrazione ancora oggi vengono confusi, ancora oggi alcune pubbliche amministrazioni comprano una cosa e ne hanno bisogno di un'altra. Partiamo subito. Vulnerability Assessment e Penetration Test hanno obiettivi diversi. Vulnerability Assessment è document oriented. Il Vulnerability Assessment mi produce un documento con tutte le mie vulnerabilità, è un processo automatizzato, ci sono dei software che lanciati, come vi dicevo prima, fanno la scansione, fanno una fotografia e producono il report con le vulnerabilità riscontrate. Preciso, il vulnerability assessment non si fa una sola volta, il vulnerability assessment deve essere fatto prima di rilasciare un'applicazione in produzione e deve essere fatto continuamente, con cadenza almeno trimestrale, semestrale, perché le vulnerabilità ci sono sempre, vengono sempre scoperte e non è possibile fare vulnerability assessment una sola volta. Penetration test. Penetration test è goal oriented. Io col penetration test vado a simulare un attacco informatico che cerca di sfruttare le vulnerabilità magari riportate in un vulnerability assessment. Quindi vado a verificare anche i miei controlli di sicurezza. Vado a verificare se un attacco può evadere i miei controlli di sicurezza che ho messo a protezione di quella vulnerabilità per mitigarla. Quindi è goal oriented, utilizza degli exploit, perché io cerco di sfruttare la vulnerabilità, utilizza la Cyber Kill Chain, la vedrete in dettaglio nel prossimo webinar con il collega Vito Luca Torto. È un'attività manuale, richiede skill particolari del pen tester, può essere fatta white box testing conoscendo l'applicazione, quindi il codice dell'applicazione, in black box testing non conoscendo nulla dell'applicazione, o in gray box testing, cioè una via di mezzo conoscendo parte dell'infrastruttura o dell'applicazione. Concludo con uno sguardo ai server dell'APA. L'aveva accennato prima il collega Gianni. Cosa abbiamo fatto al CertPA? Questo report è uscito lo scorso anno, la scorsa settimana, scusate, siamo partiti dall'elenco dei domini censiti in IPA. In IPA sono censiti per ogni pubblica amministrazione i domini principali. Noi abbiamo preso questi domini, abbiamo attraverso fonti OSINT cercato i sottodomini. Che si intende per sottodomini? Partiamo da agit.govit. Noi abbiamo trovato portale dipendenti agit.govit,
Abbiamo trovato buste paga, tutti i domini afferenti al dominio principale registrato in IPA. 400.532 domini. Questi domini sono diventati 62.749 indirizzi IP. Perché? Perché i domini sono pubblicati attraverso VirtualHost, quindi a più VirtualHost è associato un IP. Che cosa abbiamo utilizzato? Abbiamo utilizzato Shodan. Per chi non lo conosce, Shodan è un motore di ricerca, è come Google, solo che Google indicizza le pagine web, Shodan indirizza, Shodan indicizza, scusate, i dispositivi, quindi i metadati dei dispositivi. Shodan mi permette di ricercare sull'intera rete internet se ci sono porte 21 aperte, se una porta 88, quali sono tutti gli IP che hanno la porta 21 aperta, quali sono tutti gli IP che hanno la porta 8080 aperta, quali sono tutte le telecamere di una certa marca esposte su internet. Quindi permette di ricercare dispositivi su internet. E una funzionalità di Shodan è quella di vulnerabilità, di cercare anche le vulnerabilità potenziali. Noi abbiamo sfruttato questa funzionalità di Shodan per fare una scansione, partendo da tutti gli IP della pubblica amministrazione presi da IPA sui server della pubblica amministrazione. Qui vi ho linkato il report, le slide verranno messe a disposizione. La scansione ha rilevato 495.762.000 vulnerabilità puntuali che affliggono i sistemi della pubblica amministrazione. Vi ho riportato qua una serie di grafici che magari trovate con maggior dettaglio nel report. La prima analisi qualitativa. Questo grafico mostra come sono distribuite le vulnerabilità classificate come critical, high, medium e low. Come vedete, il 75% delle vulnerabilità è di livello medium, calcolato in base al CVSS della vulnerabilità. Analisi quantitativa. Questo grafico mostra quanto sono diffuse tra i vari server le classi di vulnerabilità, utilizzando i dati aggregati, in particolare il punteggio CVSS. Il punteggio CVSS più alto significa peggiori. Si può risalire quindi attraverso questa analisi al numero di IP che hanno almeno una vulnerabilità di tipo low, medium, high, critica, e in questo abbiamo introdotto anche il null. Non hanno vulnerabilità. Il grafico mostra che il 21% dei server della pubblica amministrazione è potenzialmente vulnerabile. Perché dico potenzialmente vulnerabile? Perché io posso avere dei controlli di sicurezza dei miei sistemi di protezione della mia infrastruttura che non permettono all'attaccante di sfruttare quella vulnerabilità. Concludo con altri due grafici in cui abbiamo tirato fuori sostanzialmente un grafico sulle la top 3 vulnerabilità ripartite per criticità. Come vedete, riguardano vulnerabilità su server Apache, Microsoft FTP Server e Microsoft Information ES. E di nuovo un Apache HTTP, quindi riguardano applicazioni server. Ma secondo me il grafico che a me in particolare ha colpito è questo sull'età della vulnerabilità. Come vedete, sui sistemi della pubblica amministrazione ci sono ancora vulnerabilità del 2007, 2008, 2009. Stiamo parlando di 12 anni fa. Questo significa una sola cosa, che la pubblica amministrazione ha un'obsolescenza di software e manca una pianificazione dei processi di aggiornamento. Cioè, vulnerability management nella pubblica amministrazione viene fatto da pochi o da alcuni non viene fatto. Come vedete, ci sono anche vulnerabilità critiche del 2017, cioè vulnerabilità che sono state scoperte 4 anni fa e che sono ancora presenti sui sistemi della pubblica amministrazione. Io ho concluso, grazie per l'attenzione, vi lascio i recapiti del Certagid. Dimmi Patrizia, se ho 5 minuti No, cerco di, se c'è non qualche li abbiamo più domanda, va 5 minuti, perché non bene. li abbiamo più 5 minuti, anzi vorrei promettere
Che appunto tu e Giovanni rispondiate alle mail che sono rimaste inevase, così appunto noi pubblichiamo poi in un PDF nella pagina sempre di Eventi PA da cui si sono iscritti i nostri partecipanti. Va E bene. ti ringrazio tantissimo e diciamo dico che le tue mail parlano chiarissimo, quindi se si possono consultare e si capiscono benissimo anche senza la spiegazione. La tua è stata un'esposizione sicuramente molto diciamo esaustiva, quindi io rimanderei poi i nostri partecipanti al prossimo webinar che sarà è previsto per il 18 novembre che è giovedì prossimo. Allora, visto che quando l'ho detto sono aumentate le risposte ai questionari, quindi io vi ringrazio perché avete accolto appunto questa richiesta. Vi ricordo che il questionario vi è arrivato via mail, vi è arrivato con la stessa comunicazione in cui vi dicevamo dell'iscrizione al webinar. Quindi se andate a ripescare la mail, ma in ogni caso appunto verrà fatto anche un nuovo invio per tutti quanti e se ci volete rispondere, insomma, sapete che per noi è importante. E vi ringrazio, vi do appuntamento a giovedì prossimo. Grazie ancora ai nostri relatori. Arrivederci. Grazie a voi, arrivederci.